Salve a tutti amici, siete sul canale Resic Strategic e vi do un grandissimo benvenuto. Vi sono mancato, voi a me tantissimo. Ero sempre incerto su come fare il mio grande ritorno e ho pensato che, vista la situazione in cui sono ammalato a casa e visto che recentemente è uscita la quinta patch di Baldur's Gate 3, che vi avevo promesso ancora quando era in accesso anticipato, che era questo il momento giusto e il modo migliore per tornare a fare attività sul canale. E per chi non conoscesse, dubito, però Baldur's Gate è il gioco dell'anno 2023. Sarà sicuramente un grandissimo capitolo che ognuno di noi dovrebbe provare se il tempo glielo concede, perché il gioco è veramente tutto da scoprire e riscoprire per più volte. In breve noi giocheremo alla massima difficoltà, giocheremo con la modalità senza la possibilità di poter fare altri salvataggi fuori di uno. Perciò tutte le nostre azioni, tutte le nostre scelte, tutti i nostri combattimenti avranno un unico esito. O vinceremo e porteremo avanti la nostra storia, oppure perderemo. In breve vi dico che giocheremo con l'oscura pulsione. Questo per il fatto che non l'ho ancora provato, io ho finito il gioco due volte, terza sono arrivato quasi al finale, ma poi ho abbandonato la partita e per cui mi sento pronto anche per Oscura Pulsione. Ho modificato ovviamente il suo aspetto e la sua classe. Ho messo un mezz'orco che ci permette di vedere nell'oscurità, avere la tenacia implacabile che permette di sopravvivere ad un colpo mortale e soprattutto avere gli attacchi selvaggi. Come classe ho scelto Bardo, però non sarà definitivo in quanto durante il gioco ci multiclasseremo e diverse volte faremo il reset della nostra classe. Come trucchetti ho scelto Amicizia e Illusione Minore che ci servirà per le prime parti del gioco, incantesimi che ci aiuteranno Anatema, Camuffare se stesso, Caduta Morbida, Passo Veloce, strumento violino. Background purtroppo non lo posso cambiare, è collegato all'oscura pulsione ed è un perseguitato che ci dà bonus di prova per quanto riguarda la medicina e intimidire. Nelle caratteristiche io ho dato base di forza, base di costituzione, massimo al 16 di carisma e destrezza, il massimo serve al 17, però ovviamente per chi conosce il gioco noi il bonus lo otteniamo ogni 2 punti, perciò se qua fosse 17 io comunque otterrei massimo il più 3. Il bonus viene dato a partire da 10 in su, ogni 2 punti. E allo stesso tempo il malus viene dato dai 10 punti in giù, ogni 2 punti. Perciò io qua con intelligenza ho un malus di meno 1. Per quanto riguarda competenze nelle abilità, io probabilmente lascerei anche così perché alla fine parleremo molto, perciò avere un personaggio carismatico che ha vari bonus alle prove di carisma, quindi inganno, intimidire, intrattenere, persuasione, a me sta benissimo. Il suo nome è Oleandro e visto che stiamo parlando di un gioco
che è basato sul sistema D&D. Probabilmente non tutti lo sapranno, ma molto spesso alla creazione di personaggio si crea anche un po' la sua storia. E perciò ho voluto anch'io creare una storia che collegasse un po' questo mezzo orco, perché il mezzo orco, che è tra l'altro un bardo e tra l'altro che è da un passato così misterioso e dell'oscura propulsione. Quindi ve la leggo e dopo andiamo avanti. Oleandro, fu questo il nome dato dal gruppo teatrale di mia madre, che è morta dando la luce a me. Sono stato cresciuto come un artista. Viaggiavamo per tutto il reame. Per molti anni ho avuto una sola vita indegna e piena di sofferenza. Niente posto da chiamare casa, nessuna famiglia, nemmeno molte doti come artista. Un amore segreto poi, che sicuramente non era reciproco per la bellissima mezzelfa Aria. Solo lei comprendeva cosa si provi nell'essere sangue sporco. Così gli umani chiamavano noi dalla razza mista. Anche lei aveva una storia simile alla mia. Senza famiglia, senza casa, ma non dalla nascita. So solo che ha perso tutto quando era ancora una bambina. Non volle mai raccontare però fino in fondo la sua storia. Mi resi conto di quanto tempo ho sprecato con lei, solo dopo che fu assassinata dai contadini di un villaggio in contrasto con gli elfi, ossessionati dal sangue sporco. Mi resi conto che non avrei più potuto dirle di quanto l'amavo. Ne avrei più potuto scoprire quali dolorosi e tristi ricordi la turbavano. La rabbia per la vita ingiusta prese sopravvento su di me. Mi sentii pieno di odio, pieno di tristezza. Fu allora che incominciarono i miei voti di memoria. Il primo fu quando mi risvegliai dal trance mentre guardavo le mie mani sporche di sangue di quei mascalzoni. A distanza di anni, sono un fuggitivo, un perseguitato che scappa dal proprio passato verso un futuro incerto, in un presente incontrollabile. Ero Baldur's Gate, ma non ricordo per quale motivo. Ricordo solo la nave in cielo, poi buio e poi il viso di Aria. Questa è un attimino la presentazione del nostro personaggio, Oleandro. Questa è la mezzelfa Aria, di cui abbiamo scritto, penso sia simbolico che ho cercato di scegliere proprio lei, come apparizione dell'imperatore, niente spoiler, però insomma, un viso familiare, un viso che conosciamo, sicuramente ci entra più in confidenza, secondo me, motivo per cui noi nella storia tenderemo a fidarci di imperatore. Salterò quasi tutti i dialoghi, vi avviso già. Se qualcuno vuole godersi la storia, il modo migliore è giocarci personalmente. Io vi voglio far vedere un attimino, magari qualche trucchetto, qualche posto segreto, qualche quest difficile da superare e ovviamente vi voglio far vedere le mie build, insomma, della mia squadra. Pronti all'avventura? Thank you.
In poche parole, nei cieli di Baldur's Gate è stata avvistata la nave Nautiloide, questa nave qui, che ha iniziato a rapire vari cittadini per trasformarli poi in litigi. Tra questi cittadini, tra questi poveri sfigati, diciamolo così, c'eravamo anche noi. Poi sono comparsi i Gitianchi, anzi, la razza prima schiavizzata dagli Ilitiadi, che poi invece è riuscita a ribellarsi e a far cadere l'impero Ilitiade, e che adesso l'unico scopo hanno quello di ricercarli e assassinarli. Quindi sono comparsi con i loro draghi e hanno iniziato a inseguire questa nave Ghit, che ha iniziato a poi saltare tra le varie dimensioni alternative ed è finita negli inferi. Maledici chiunque ti abbia fatto questo. Ok, ci risvegliamo su questa nave Git. Dopo un dolce sogno della nostra amata Aria. Giustamente, secondo me, sapete, una storia tragica così di un uomo, un mezzo orco, scusate, che non ha conosciuto amore nella vita perché non aveva famiglia, no, non aveva amici, perché alla fine il loro gruppo teatrale, ecco, farò leggere a chi vuole, mettete pure in pausa. E un uomo che non ha conosciuto quindi amore, non ha conosciuto tenerezza e che perse l'amata ancora prima che questa potesse scoprire dei suoi sentimenti, secondo me è il modo migliore per diventare dei super cattivi. Allora, come dicevo, io i dialoghi non li leggerò, non leggerò i libri. Però li farò apparire e se qualcuno è interessato può mettere in pausa e leggere per conto suo. Quindi cercherò di non saltare tutte queste cose, tutti i libri, e di farveli vedere, però ovviamente se siete interessati leggetelo per conto vostro. Come pensavo io di comporre la nostra storia, noi saremo dei mezzi cattivi, nel senso che ci multiclasseremo, diventeremo dei paladini, un paladino, e ci prenderemo quasi tutti i cattivi che è possibile incontrare durante la storia e ci rimetteremo in squadra. Quindi stiamo parlando. Quindi senza spoilerare, penso che sia troppo tardi per salvarti, dimmi cosa devo fare. Allora, finisco un attimo qui e dopo vi dirò quale squadra avremo. Strange creature.
creature making it more subservient should it prove a threat. Your fingers twitch with the desire to rip its tender, moist meat to shreds. Allora noi lo salviamo ovviamente perché risparmia la creatura. Perché più avanti nel terzo atto, se non mi ricordo male, avremo una storia collegata con questo noi, se rimane in vita. D'accordo, andiamo. Sì, noi ci faremo la squadra con Astarion, Laezel e Cuore Oscuro fino alla fine del secondo atto e dopodiché Mintara. E nonostante ciò, nonostante avremo tutti i cattivi, noi cercheremo di fare delle scelte buone, pseudo dei paladini, insomma. E però ammazzeremo un sacco di gente, giusto perché abbiamo voglia di ammazzare. Cosa suggerisci? Lei e Laezel sarà il nostro primo compagno che ci terremo nel gruppo. Sarà un ottimo mago in realtà, per quanto sia strano, visto che lei qui è un guerriero, ma più avanti sarà veramente un ottimo mago. Allora io direi che tu vai ad uccidere questo imp, perfetto. Tu vai ad ammazzare questo in fondo, ottimo. E tu no, non riesci, vabbè. E allora? Perfetto. Scusate una cosa, difficoltà, come dicevo, è onore. Quindi una campagna agguanciante letale limitata a un singolo file di salvataggio, una specie di Iron Man. E mi sono dimenticato che volevo togliere il dado karmico, che è praticamente, eccolo qua, dado karmico no, che è praticamente quello che ci assicura di avere i risultati prevalentemente casuali. Cioè io vorrei avere o 10-1, quindi fallimenti critici, oppure avere la possibilità di avere comunque 10-20, quindi successi critici. E non mi interessa che il gioco mi bilanci i miei risultati, cioè vorrei che fosse il più random possibile in modo che si avvicini ad una vera esperienza di D&D. Adesso raccogliamo un po' di loot qua in giro. Le puntate le farò all'incirca da un'ora. Questa sarà un po' più lunghetta perché è la prima, ovviamente. E però le altre saranno episodi da un'oretta, un'oretta e mezza al massimo.
dipende dal tempo, dalla voglia, dalle possibilità, da dove siamo, un po' da tante queste cosette qui. Allora, qui incontriamo Shadowheart, nostra seconda. Ora, se io premo questo pulsante, loro verranno uccisi, ma noi non riceviamo esperienza. Invece noi vogliamo ricevere esperienza. Quindi, innanzitutto, cambiamo la balestra da una a una mano, che dà attacco base 1 di 6. Ne prendiamo uno, una balestra leggera, che ha un attacco 1 di 8. E una scimitarra. Ora li uccidiamo a mano, come dicevo. E così riusciamo a ottenere un po' di experience. Bellissimo. Avete visto che roba? 80% di possibilità di colpire e abbiamo fallito 4 volte. Questo è l'assenza del dado karmico. Mamma mia. Candelina, ottimo, questa ci servirà per dopo. Qua incontriamo Shadowheart. Cause perse. Darò un'occhiata in giro. Ok, mi sbrigherò. Adesso qua prendiamo la mente oscura, questa ci servirà più avanti. Come vedete è solo una mente oscura, un cervello umanoide. E più avanti scopriremo un piccolo segreto. Qui vi leggo come sempre. Andiamo a vedere ancora. Qui troviamo la chiave per la scatola chiusa. Qua vediamo una persona. Poi la andremo a trasformare in un Ilitiade. Questo in poche parole è ciò che succede alle persone che sono infette da un verme elitiade. E noi lo siamo. Lo è anche l'Aesel. E anche Shadowheart. Un altro cervello, runa mistica, adesso ho preso anche qualcosa che non mi serve. Questo è l'Ilitiade adesso. Mantflayer. Scusate la voce, ma come ho detto io inizio questa serie da raffreddato totalmente, quindi portate pazienza. Apriamo questo reliquario, prendiamo tutto, la chiave. Non mi piace portare delle cose inutili. La chiave buttiamola via. Qua apriamo. Piccolo spoiler, la libererà. E metti la mano sul pannello di comando. Gli ordiniamo di aprirsi. Process your command.
Ok, parliamo adesso con Shadow. La gente pericolosa è proprio quello che serve. Andiamo, io sono Alejandro. Cos'è quello? Non è niente. E invece è tutto. Shadowheart si è preso questo artefatto misterioso ed è parecchia roba, cioè praticamente su questo artefatto si basa tutto il gioco, diciamo così. Andiamo ad aprire. Qui siamo proprio. Non ho la mossa diversa dalla mia. Ecco, siamo tre personaggi, tutti e tre con la propria storia, tutti e tre con la propria opinione. Allora, direi che darò il passo veloce a tutti, visto che è un incantesimo rituale, quindi fino al riposo lungo bufferà tutti i nostri personaggi dandogli 3 metri di movimento in più rispetto alla base di 12, mi pare, non mi ricordo adesso, 12 mi sembra che sia. Diamogli anche l'ispirazione bardica a cuore oscuro e a Lysel. Poi sempre a cuore oscuro vediamo. Oh, non abbiamo più le balestre. Non più balestre buone. Ti diamo una balestra del cavolo. Ok, facciamo una cosa così. Stocco uno di 8. Eccolo qua. Così mi piace di più. Poi a me piace di solito vederli un po', come si può dire, un po' eleganti e lui senza i vestiti è proprio sceno, diciamo, che roba. Lei invece no, lei è più bella così. Mi piace vederli più semplici, non tutte ste corazze che sembrano non finire più. Questi non danno alcun bonus, questo mi dava atletica più 1. Ispirazione bardica l'abbiamo data, buff alla velocità abbiamo dato. Adesso io voglio fare. Ok, scusate, mi era venuto un attacco di tosse. Allora, siamo rimasti che ci devo cambiare gli incantesimi a Shadowheart. Le do dardo tracciante, le do ovviamente il comando che adesso ci servirà più di ogni altra cosa, le darò benedizione per il futuro e santuario ci sta. Ok, allora direi che intingiamo nel fuoco qua, ci avviciniamo, facciamo corsa, scatto, vabbè, e dentro.
we escape. Connect the nerves. Nerves! We will connect them. Allora, come vi dicevo prima, noi siamo finiti negli inferi, dove ci sono gli immondi che hanno attaccato ovviamente la nave Litiade. Quindi adesso tutti quelli che si trovano su questa nave sono loro nemici, compresi noi. E allora, cazzo, l'esel così tardi, vabbè. Tu direi che ammazzi questo imp minore. E ti avvicini il più possibile. Poi tu cerchi di raccogliere quello che riesci. Vediamo se c'è qualcosa di utile. Ti avvicini di qua. Già pesante. Ti puoi avvicinare ancora ulteriormente. Però io vorrei fare anatema, perché dà meno 1 di 4 per i tiri a colpire e ai tiri salvezza. Per quale motivo? Perché adesso utilizzeremo comando che dice che il bersaglio tira per difendersi dall'incantatore e il risultato deve essere pari o superiore alla classe di difficoltà dell'incantesimo. La classe di difficoltà è 13, quindi se lui tirerà un dado e con i suoi buff che ne ha, perché è un tiro saggezza, quindi ha un più 1, se lui riesce a raggiungere il totale di 13, lui supererà la resistenza al comando. Invece ci serve questo per un semplice fatto che abbiamo bisogno di fargli cadere l'arma. Quindi ci avviciniamo ulteriormente e lanciamo anatema. Uno. E basta. Ecco, lui invece l'ha superato il tiro di salvezza, perché anatema 8 di base più 3 carisma più 2 competenze 13. Tiro salvezza invece era 11. Ah no, ha fatto 11 e più 3 più 3, ha fatto 17, quindi totale. Ci è andata male. Allora, tu adesso cerchi comunque di fargli cadere l'arma, non abbiamo altra scelta. Lascia 55% di possibilità, arma a terra, perfetto, vedete? Lui adesso ha l'arma a terra. Perché non riesco a vederla? Eccola qua. Guardate che bella. 2 di 6 di attacco più 1 e più 1 di 4 in fuoco. Bellissimo. Molto forte. Ora, se io faccio santuario su di te, anche no. Perfetto. È andato qua. Stordito. Ah, è andato di qua per attaccarne due. È un grande. È proprio un grande. Allora, Laisel. Ci è rimasto così indietro. Madonna. Qui nada. Questa la prendiamo. Qui non ci arrivi più. 2/9. Va bene. Niente.
non l'ha finito. Come? Sembra di aver visto arma a terra che si è tagliato, quindi sarebbe stato grave questo. Allora, vediamo un po', possiamo fare ispirazione bardica per il nostro Ilitiade amico. Rubare la spada, la spada gliela diamo direttamente da Ezel. Dopodiché riusciamo a... fargli un po' male a questi ragazzuoli. Vediamo. No, è riuscito a comunque a salvarsi. Vabbè, cambiamo musica. Un bel mezzo della battaglia, fantastico. Allora, dardo tracciante, direi di sì. Vediamo se riusciamo a aumentare un po' le possibilità di attacco. Oppure un altro comando, se io ti dico di muoversi o di agire, sarà sempre un 55% di possibilità. Potremmo farlo così, in realtà potrebbe essere un'idea. Però dardo tracciante aumenta le possibilità di colpirlo. Sì, dai, facciamo dardo tracciante. E gli abbiamo dato il debuff, ok. Prossimo tiro per colpire effettuato contro questa entità, vantaggio, ottimo. Riusciamo anche a spostarlo? No, questo sì. Ok, buttiamolo lì. Cazzo, gli ha tolto il dardo tracciante. Pensavo che fosse per due turni, invece è proprio solo per il prossimo attacco. Vabbè, mi ricordavo male. Niente panico, niente di grave. Qui cambiamo subito arma. Purtroppo perdiamo la nostra azione principale, ma anche qua nulla di grave, perché intanto possiamo raccogliere un po' di cosette. Ci avviciniamo di qua, raccogliamo anche qui la roba. Via. Adesso prende a pugni, non ha più la spada. Vediamo un po', tu mancato, tu 85%, vai, perfetto. Adesso abbiamo un po' di cosette qui da raccogliere. Il bulbo del vuoto, di preciso. Via. Adesso avevamo preso una candela, giusto? Lo facciamo cadere. Accendiamo e intingiamo la nostra spada, così il nostro attacco è un po' più forte, sempre se riusciamo a beccarlo, ovviamente. Anche no, stordito un'altra volta. Attenzione, questa è un'ottima cosa, perché riusciamo a fargli un attacco più forte. Raccogliamo un po' di cosette qui. 2/9, top. Cerchiamo di frastornarlo anche. Frastornato, perfetto. Frastornato significa che ha svantaggio ai tiri salvezza su saggezza
e non può effettuare reazioni e perde il bonus alla destrezza della classe armatura. Quindi per essere colpito è proprio l'ideale. Rimane frastornato ancora. Poi vediamo un po'. Presa debole, che cosa dice? Svantaggio ai tiri per colpire. Buono. Se no, sbilanciare. Svantaggio alle prove su forza e destrezza. Se no, colpo perforante. Allora, questo è buono. Cerchiamo di sbilanciarlo. Niente, è andata male. Presa debole mi interessa poco per ora. Continuiamo a colpirlo. Il mio. Cioè, adesso io sono interessato a ucciderlo perché danno veramente un sacco di experience. Se ci riusciamo. Quindi, è assolutamente il nostro obiettivo number one. Adesso io ho fatto un po' una cagata. Perché questa è meglio se la raccolgo e gliela do a Shadowheart. Poi la mia amata Shadowheart usa questo candela per intingervi il suo arco. E così può colpire un pochettino più forte, ma ovviamente manca. Qua raga, purtroppo siamo un po' sfigati. Cercherò di usare poche parolacce, portate pazienza se ogni tanto me ne scappo una. Ma quando ci vuole, ci vuole. Ok, continuiamo. Adesso proviamo a farlo sanguinare. Quant'è la sua costituzione? Costituzione 16. Ha comunque un bel po' di robetta. Ok, perfetto, siamo riusciti a farlo sanguinante. Questo significa che lui prende due danni taglienti all'inizio di ogni turno per 2 turni. Meglio di niente. Ok, il nostro tempo inizia a essere veramente, veramente poco. Perché si sta avvicinando altri 2 cambion. Riusciamo a fargli fare anche meno attacchi? Cosa dite? Ferite aperte. Altri 2 danni. Proviamo. Quella! Siamo riusciti a fargli ferite aperte, raga. Attenzione. Quindi per ogni attacco lui prende 2 danni extra. Ecco, potevamo prima fargli danni questi e dopo attaccare con noi. Ma vabbè. Meglio di niente, ancora una volta. Qui raccogliamo un po' di oggetti che male non faranno e quasi quasi io con lei inizio a far fuori i supporti. O li facciamo fuori tutti dopo. Scusate, mi hanno suonato la porta. Spero di ricordarmi di tagliare questa parte. Allora. Shadow Card finisce. Lei
gel. Incalzare no, la useremo dopo. Niente da fare. Ecco qua i due bastardoni. Quelli sono maledetti. Più mi hanno tagliato mi hanno tagliato il mio personaggio principale così. Quindi se io voglio scappare devo rischiare di prendermi un tiro. È l'unico modo e devo farlo già adesso. Così non ci riesco, d'accordo. Ok, basta un po' di vita, mi sta bene. Shadow adesso ammazzerà questo stronzone. 35. Perfect. Non ce riusciamo a prendere anche qua. Ok. Non ci allontaniamo troppo, dopo capirete per quale motivo. Noi, anche noi attacca. Comandante Zalk, e dopodiché si allontana. Avviciniamoci qui, che casomai ci curiamo tutti e due. Perfetto. Così riusciamo a ammazzarne uno e non colpire il comandante Zark. Peccato. Vabbè. Allora, lasciamo cadere questo. Lasciamo cadere questo. E iniziamo a preparare la bomba. Il più possibile ci mettiamo vicino ai nemici, così nel caso facciamo fuori anche loro. Rischiamo parecchio, ma non ho altra scelta, sennò rischio di non riuscire a fare quello che mi serve. No, non c'è.
15. Sono ormai molto molto vicini. Allora, intingiamo del fuoco qua. E beh, direi che tu dovresti ammazzare questo però. No. Ci pensiamo noi, dai. Ok, Nationalizer fa la stessa cosa. Di possibilità ovviamente manca, ma non importa. Allontanati. Non possiamo più aspettare ormai. Dobbiamo fare per forza quello che dicevamo. Spero che non la ammazza. Perfetto, cascato dritto dritto nella nostra trappola. Che ora riesco a farli fuori con una bella palla di fuoco. Perfetto. Proprio quello che ci voleva. E guardate un po', riusciamo addirittura a raggiungere i corpi, raccogliere tutto quello che ci serve. Molto bene. Ora, se noi togliamo tutta l'attrezzatura a Shadowheart, lei dopo ricomparirà con della nuova. Non sono sicuro che funzioni anche però per Lazel, però vediamo di tutto al nostro amico bardo. E lei sai, può infine andare a farci sfuggire da questa trappola mortale. Molto più carina così. Forte indipendente.
E allora, quanto devi caricare? Expected your memories to return once you were free of the mind flayership, but your past is still an aching void. If you don't find a way to remove the tadpole burrowed in your brain soon, your future will be as blank as your past. Your head whispers vengeance. You cannot wait to slice your way forth, seeking whatever wrought this tragedy upon you. Ok, la nave è caduta. Come vedete, missione principale è trovare una cura per il parassita dei Mindflayer. L'oscura pulsione, questa è nuova per me. Trovare la propria identità, fare pensieri peccaminosi. Speciale, sì, speciale, non è vero. Shh, non apporti. Sai cosa devi fare? Prendi il coltello e fa quello che sai fare meglio. Sarà facile come respirare e dopo ti sentirai meglio. Furia assassina, insomma. Siamo fuggiti dalla nave e salvata la prigioniera degli Diet. Va bene. Drink in the pungent corpse. Since you awoke on the ship, your mind has been cold and empty, but something stirs. With your hands close to this body, you know nothing of why, but you find a half smile flittering across your face. Qui è quasi impossibile superare. Ah no, solo 7. Ok, riusciamo a superare la prova. As soon as you delve into your mind, it is filled with flashes of a thousand different dead. Addirittura centinaia. There is something unknown and unspeakable deep within your heart. Ok. Cuore oscuro. Nuovo l'artefatto. Wake up, baby. I'm alive. How is this possible? Forse è stato l'intervento di una qualche divinità. The divine tend to keep their interventions close to the chest. Though, I suppose it's not impossible. E ora? First things first. We need supplies, shelter, and most of all a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Vuoi che restiamo insieme? We need each other, and we both know what's at stake. Can't think of better company. Ok. One thing, just before we go. Prego. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. Faresti meglio ricordartelo proprio per bene. Allora, vediamo un po' come riusciamo a raccogliere qui.
come vi dicevo, Shadowheart ha ottenuto nuovi indumenti. Sono sempre le monetine extra alla fine. Allora, abbiamo bisogno di un paio di borse. Perché fai così piano? Ah, sei già ingombro. Ok. Allora, abbiamo questa borsa Shadowheart. Qua buttiamo la roba da vendere. Palestra. Chitianchi, tu riesci a metterla sì. Spada lunga sì. Una classe armatura media ce la teniamo. Palestra leggera no. Questa cos'è? Armatura media che fa schifo. Un'altra balestra leggera. Ok. Scimitarra ci teniamo. Questa roba da vendere. No, questa no. Vendere e vendere. Questo e questo lo mandiamo all'accampamento. Balestra a mano vendere. Ok, altre due balestre leggere da dare agli altri due compari. Perfetto. Ordina per tipo. Andiamo qua. Questi tre possiamo andare all'accampamento. Questo possiamo andare all'accampamento. Ok. On my way. Qui faremo anche un sacco di alchimia in realtà, perché i personaggi con intenzione di lasciare dentro l'accampamento staranno lì a fare niente, e quindi gli daremo giusto delle classi per buffarci. Una ce la prendiamo in realtà. Leggi, se volete ovviamente mettete in pausa e ve lo leggete tutto. Ah, non ho letto questo libro del cacchio. Ok, un'altra cosa, battiamo col passo veloce. È un incantesimo rituale. Non so se ve l'ho già detto, mi sembra di sì. Gli incantesimi rituale non consumano gli slot incantesimi, quindi ne potete fare quanti ne volete durante la giornata. Cosette. Scopriamo qua il sigillo. Siamo a posto. Adesso dove siete? Dove siete? Stessa cosa, lascia oggetto. Ok, intingiamo un'arma. Facciamo che attacchino pure Shadowheart. An
così Shadow rimasta viva. Cosa potrebbe fare? Non ho voglia di usare l'incantesimo in realtà. Ma avevano sempre così tanta vita queste stanze. Se mi allontano mi prendo un colpo, quindi devo attaccare con la mischia. Attacchiamo con la mischia. Mancato. Ma dai, che cazzo di discorsi sono. Non bene. Non bene. On my way. Cominciamo molto male. Siamo, scusate, ma 3000 distrazioni. Siamo curati. Perfetto. Beh, non importa che sia morta in realtà. Forse anche meglio. Così l'artefatto finisce nelle nostre mani. Quanta vita hai tu? 12, quindi in teoria 2 attacchi. Ah, non lo vedo. Te pareva. Vabbè, consumiamo un po' di pozioni, tanto non avremo problemi con queste. Oh, questo è un bellissimo colpo. Sì, per sbaglio ti ho preso la roba che non dovevo. Porti pazienza. Ciao, volessi condividere la tua esperienza di morte, ma va bene. Se è a posto lei, meglio così. Allora, non state a preoccuparvi che i primi livelli no, non succede assolutamente nulla, tanto queste risorse ce ne sono talmente tante che anche se ne perdiamo un po' che all'inizio no, non succede niente. Adesso sta puntata qua.
più uno i tiri per colpire. Sta puntata qua e anche quella successiva saranno abbastanza pacifiche. Vabbè, questa no, abbiamo fatto una bella battagliuzza, però saranno abbastanza pacifiche perché andremo a raccogliere tutti gli oggetti che ci serviranno e a fare un po' di affari che non si potrebbero fare, ovvero andremo a derubare un po' di mercanti. Sì, solo nel gioco, eh. In realtà sono un antitaccheggiatore, cioè nel senso mi dà fastidio le persone che ne real rubano, però nel gioco è concesso. Poi per il nostro personaggio, che è un po' oscuro, ci sta. Non so se riusciremo a far imparare a qualcuno suonare a parte noi. Andiamo a prendere Astarion. In the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Uccidere ci fa sempre piacere. Just a dumb boar. You're relieved until you see the flash of a dagger. Mettilo via, non c'è bisogno di combattere. I saw you in the ship, free, scuttling about. You're in league with them, aren't you? Those tentacles. Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? È il verme dei Mayfly. Of course. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. My apologies. Mi fa piacere che mi ha chiarito i malintesi. Please allow me to introduce myself. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Annuisce. The strong and silent type. All right. Please tell me you at least know something about these worms. Ne so quanto te. I suppose it's not exactly common knowledge. These worms are already affecting me. I can feel it. Now, what to do about it? Possiamo iniziare viaggiando insieme, le probabilità sono migliori, direi. I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right, I accept. Lead on. As he joins your side, your mind dances with thoughts of a perfect, pretty corpse. Lol. Allora. Ah, è morta la tipa, quindi ha perso il buffo. Vabbè, non importa. Tieni. Danni possibili. Ok. Io ho ucciso il maiale, raga, solo per l'experience, non per altro.
Quindi se ci sono dei vegetariani che ci guardano, nulla di personale. Allora ammazziamo anche questo Mind Flayer, sempre per l'experience. A distanza meglio, così non rischiamo di perdere il game. Poi qua non c'è altro, se non mi ricordo male. Sì, c'è un'altra cosetta qua. Un altro corpo. Perfetto. Azione di velocità mi piace. Qui troviamo un altro nostro compagno. Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Allora, io so l'idea di tagliare la mano. Io so che si può qua tagliare con l'oscura pulsione la mano, però in realtà mai Gale servirà. Quindi cerchiamo di tirarlo fuori. Ecco qua Gale, un altro compagno della nostra squadra. Hello, I'm Gale of Waterdeep. Apologies. Usually better at this. Le presentazioni. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You're on the North Lloyd as well. Sì. Only assume you two were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. No use sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation it will turn us into mind flayers? It's a process known as ceramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt. But I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Posso guarire ferite malani semplici, c'è un parassita alieno che può proprio di no. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Mi sembra un buon piano. Most excellent. Parasite shared is a parasite halved. Or something to that effect. Oh. But before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It's an act of foresighted kindness, I assure you. I have a feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Okay, abbiamo lasciato anche Gale nella nostra squadra. Ed è di qua.
qua? Sì. Esce di qua. Dov'è? Scusa. Libro degli incantesimi. Ah, ti devo dare il secondo livello per forza delle cose. Vabbè. Livello 2. Sottoclasse. La trasmutazione. Lui farà i nostri elixirs. Ok. Incantesimi, a me interessa il salto e il dardo se ti dovrò usare per gli attacchi. Salto, nube, dardo assolutamente. Poi possiamo fare dardo stregato e onda tonante, che non sono male. Ok. Ora dammi il salto e io mi do caduta morbida. Perfetto. Ok, questa è la sveglia che per oggi noi abbiamo finito, raga. Quindi ci salutiamo giusto al raccoglimento di un ultimo oggetto, che è nel luogo dove ci siamo. Ah no, aspetta, no, niente, non abbiamo l'Aesel, come non detto, abbiamo bisogno di l'Aesel. Quindi noi ci saluteremo già adesso. Ci saluteremo già ora. Diamo solo una piccola sistemata qua. Robe da vendere. No, tu non conosci scimitarra. Lo stocco conosci? Sì. Ok. Questo cos'è? Ho preso un'altra borsa io, o mi ricordo, ma eccola qua. Allora, dentro questa borsa noi buttiamo gli oggetti che invece ci servono. Invece qua ci buttiamo le nostre magie. Questo ci serve, questo possiamo mandare all'accampamento. Allora, questa la prendiamo. Questa manda all'accampamento. Balestra leggera, balestra leggera, balestra leggera. Ok, adesso te andrai a casetta. I've heard you can't get blood from a stone, but apparently you can get a wizard if you're sure. E io mi becco il primo livello di paladino. E a me interessa il paladino degli antichi, visto che guarisce. Poi basta.
conosco un paladino degli antichi. Ah, se sono un paladino degli antichi posso usare anch'io le armi. Ho due armi. Allo. Мішати з водою. Окей. Давай. Давай. Allora. Mi sono dimenticato all'accampamento. Che ho mandato la spada doppia per la Ezel. Già che ci siamo, possiamo prendere questa. Qua cosa abbiamo? Un po' di robette. Allora, qua ci mettiamo il cibo. Qua ci mettiamo le nostre cosette deliziose. No, scusa, ho sbagliato. Qua ci mettiamo queste. Allora, dov'è la spada doppia? Eccola qua. E mi serve una scatola per le provviste. E un altro zaino. Qui non c'è, vero? Allora. Questo. Questa è una semplice K, non fa niente. Ok, lo buttiamo in vendita. Ok, abbiamo un po' di ordine. E qua per ora direi che... Eccola qua, una scatola. Mi serviva. Nota? Sì. Portate pazienza, ma all'inizio è sempre un po' lunga quando si avviano le cose. Ecco qua, metteremo il nostro cibo. Perfetto. Adesso andiamo a prendere la Ezel. Trovato un'esploratrice, ho troppo di invasione GIF alle calcagne. Bellissimo. No. We take it to camp. Zevlon will know what to do with it. La preda sembra pericolosa. Di cosa stai parlando?
Ho un disperato bisogno di cure. Northwest. Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. Saprà guarirti. There are goblin traps everywhere. Ok. Nymessa, come. Enough gawking. Get me down. Stavo solo aspettando che si allontanassero. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a crash. You will join me. Va bene, viaggiamo insieme. Molto bene. E te. No. Sì. No. Qua. Ok. Che brutta. Non la voglio vedere. Ok, dopo questa adesso torniamo dove abbiamo incontrato Astarion. Qui vi ricordate che abbiamo ottenuto un'acqua, era per lanciarla di qua. Allora diamo un buff anche a Gale. Adesso saltare tutti. Ah. No. Che palle. Fai caduta libera. Ok, solo porca miseria, solo tu lo puoi spostare. Ok, adesso vediamo cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato una mappa che indica questa posizione qua. E prima di scoprire che cosa si nasconde lì, io direi, raga, che per oggi noi abbiamo finito. È stato già un episodio molto lungo. E mettete like,
Scrivetemi nei commenti se vi interessa questo gioco, se vi piace per fino adesso. Lo so che alcuni momenti sono stati un po' più lunghi del previsto, però spero di essere un po' più veloce nei prossimi episodi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo successivamente. Ciao!